settimana critica per lo zuccherificio del Molise si è rivelata ancora più amara del previsto. Dopo il lungo incontro che si è tenuto ieri presso lo stabilimento termolese, gli animi non si sono placati. Anzi, erano presenti tutte le parti in gioco ieri pomeriggio dall'amministratore delegato Alberto Alfieri all'ingegnere Nicola Baranello, procuratore speciale, e all'assessore regionale all'agricoltura Vittorino Facciolla. A rappresentare i vieticoltori invece c'erano le associazioni ed i sindacati che a fine incontro si sono detti fortemente insoddisfatti ed amareggiati. Il dato di fatto è che lo zuccherificio non riesce a ripagare i vieticoltori dei quasi 5 milioni di euro per il saldo della campagna saccarifera 2013. E in sostanza lo zuccherificio sarebbe nelle possibilità di pagare fino a 2 milioni e mezzo di euro come acconto e successivamente saldare il resto, che non equivarrebbe comunque ai 4,8 milioni di euro attesi dai vieticoltori. Lo sconto sarebbe dovuto al calo del prezzo dello zucchero a livello mondiale, che imporrebbe così ai vieticoltori di perdere 5,10 euro a tonnellata di barbabietole. Tutto verrà comunque definito e specificato nel prossimo incontro previsto per il 30 gennaio. Infuocato è stato il commento dei vieticoltori all'esterno della fabbrica, che questa volta si sono detti da davvero incazzati. Voglio dialogare con voi nel giorno della festa del protettore dei giornalisti Francesco Di Sales. Questo è il messaggio del vescovo di Termoli, Gianfranco De Luca, che ha incontrato i referenti dell'informazione nell'episcopio. Non poteva mancare il riferimento agli ultimi fatti che hanno visto al centro dell'attenzione Don Marino Genova, accusato di pedofilia. Sinceramente sono un po' perplesso di come a volte si faccia informazione. Sappiate che da parte nostra c'è tutta la disponibilità a dialogare. Sull'ultima vicenda mi sono semplicemente sottratto ad una ricerca eccessiva. Ho fatto un comunicato in cui è stato detto tutto. A fianco al vescovo c'era Don Benito Giorgetta, che ha ricordato la presentazione del DVD sulla storia di San Timoteo e sul prezioso dono lasciato alla cattedrale, dove per anni sono state conservate le reliquie del patrono di Termoli. Un fine settimana dedicato alla pace che si concluderà domenica con la marcia in un autentico percorso di riflessione e di condivisione.